Credetti, nello sfavillio del sole sopra il mare, nella controra ferma, nel frullio degli aironi fra gli eringi, nel gridio dei gabbiani, che l'utello loro, lì all'ancora, di fronte alla foce del Selino, prendesse l'aereo e volasse. Volassero da sopra l'acropoli dell'antica Selinunte, rocchi di colonna, vorticando come ruote dentellate, anelli di pietra, come fossero villaggi circolari, sfere plinti, statue di dei, di idoli passati. A parlare il protagonista e voce narrante della sezione centrale più corposa di Retavolo, romanzo di Vincenzo Consolo, il nobile Fabrizio Clerici, in fuga dal suo tempo e in fuga dall'orrore di una Milano mercatora più attenta ai guadagni che alla cultura, intraprende un suo personale iter siculum settecentesco alla scoperta della Sicilia occidentale. È in compagnia dell'umile fraticello palermitano Isidoro. In particolare, il suo singolare reportage si sofferma sull'estasi generata dalle vestigia del passato, e quindi Selinunte, come nel passo proposto, se gesta, mozia. A scandire le tappe del suo viaggio, gli incontri con alcuni particolari personaggi siciliani, come il signore di Alcamo, che sorprende per la sua crudeltà, o il pastore Nino Alaimo, che è re e poeta nel suo regno di pecore, formaggio e miele, o ancora i contadini di Mozia, ospitali ma estremamente rozzi nel loro liberarsi con facilità dei preziosi reperti della loro terra. O Carmelo Alosi, innamorato di una piantina d'arancio, o il corsaro spalacchiata convertito all'Islam, o ancora il ricco e ospitale Don Saverio. Ma il cammino è accompagnato anche da un seducente campionario di odori, colori e soprattutto sapori di Sicilia, dalla pasta di mandorle al sugo, all'odore di zafferano e garofalo, alla cubaita. Questo libro può essere dunque una particolarissima guida di viaggio nello spazio geografico e nel tempo, avvince anche con la sua riflessione sulla vita e sulla verità, e mentre confonde i piani nel racconto e moltiplica le prospettive. Quante Rosalie ci sono, per esempio? Quale tra le tante è la voce narrante della terza e ultima anta del retablo, la stessa di cui si è infelicemente innamoratato il fraticello Isidoro, oppure no? Vincenzo Consolo, retablo, in edizione singola, o se preferite nella versione Meridiani Mondadori a cura di Gianni Turchetta, per spulciare anche tra le altre opere dell'autore.